Presidente, auguri. Con la lezione di oggi inizia il quadriennio della sua presidenza per il coordinamento regionale della Società Italiana di Pediatria. Progetti, attività? Sì, grazie. Sono molto contento perché la Società Italiana di Pediatria rappresenta oltre 11.000 pediatri in Italia e 1.000 pediatri in Sicilia e comprende sia la pediatria del territorio che pediatri ospedalieri, universitari e quindi abbiamo molti progetti, stiamo cercando di fare rete soprattutto tra gli ospedali e tra la pediatria del territorio per curare al meglio alcune patologie che sono molto dipendenti dalla rete. Una di queste sono le bronchiolite, stiamo approssimandoci alla stagione autunnale, quindi stiamo preparando un piano di sorveglianza e allo stesso tempo di resistenza, direi, visto che le bronchiolite dopo il periodo pandemico stanno aumentando in maniera esponenziale. L'anno scorso abbiamo avuto davvero tantissime bronchioliti e fortunatamente siamo riusciti a tenere dritta la barra e riuscire a curarle tutte bene. Questo inverno ci aspetta pure una emergenza di questo tipo e stiamo cercando, anche parlandone qui in congresso, di trovare una rete di solidarietà, chiamiamola così, ma anche di specialità che possa riuscire a curare bene queste emergenze. Altre emergenze, altri progetti, sicuramente stiamo lavorando molto alla realtà dell'hospice pediatrico, che è una delle cose che manca qui in Sicilia, soprattutto dalla parte della Sicilia occidentale, e abbiamo una tavola rotonda domani con molti specialisti del settore e cercheremo appunto di portare avanti questo progetto e tanti altri progetti che la società scientifica sta portando avanti appunto. Quanti sono gli iscritti in Sicilia? Gli iscritti in Sicilia sono più di 1.000 ed è la società è rappresentata in tutte le province da operatori di grande livello e soprattutto puntiamo molto sui giovani, sugli specializzandi e sui giovani ricercatori che producono davvero tantissime idee e lavori che sono davvero la speranza per la cura sempre migliore dei bambini in Sicilia. C'è un problema di cambio generazionale? Arrivano sufficienti specializzandi oppure no? C'è stato negli anni passati davvero un po' di sofferenza. Prevediamo fra 2-3 anni di risolvere i problemi perché i numeri degli specializzandi sono pressoché quadruplicati nell'ultimo biennio, per cui fra 2-3 anni quando si specializzano arriveremo a copertura sia dei posti territoriali perché moltissimi pediatri del territorio stanno andando in pensione e quindi bisogna sostituirli, sia soprattutto a livello ospedaliero dove è sempre bello e importante lavorare e non sempre i ragazzi sono appassionati di questo lavoro in ospedale. Io ritengo invece che il pediatra, il medico in generale deve sempre lavorare almeno per un certo periodo in ospedale per davvero raggiungere certe competenze e certe capacità diagnostiche e terapeutiche insostituibili.